Care amiche ed amici, è da molto tempo che non giro un video e riflettevo un po' su una cosa. Ieri o l'altro ieri ho trovato una notizia in internet. Diceva in inglese: nel downtown di Miami, Florida, uno zombie è stato ucciso dopo che ha divorato la faccia a una persona di 60 anni. Lì per lì pensavo che fosse una cosa di fiction. E poi ho letto la notizia e si trattava di un drogato, pesantemente drogato, heavy drogued, che ha sbranato letteralmente la faccia a una persona, anche gli ha strappato gli occhi, se li ha mangiati, e poi lo ha intercettato la polizia e dopo una fuga lo hanno abbattuto. Quindi io mi chiedevo, in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, il perché di tanto successo delle maschere di zombie, degli eventi di adunate massive di zombie, dei film sugli zombie. Sempre avevo sospettato che si trattasse di una forma di alludere a qualcos'altro, tutta questa invasione di morti viventi, malati, zombie. È come se quelle masse di zombie rappresentassero le masse dei paria, dei drogati, di tutte quelle persone in pratica che sono la metafora di un morto vivente, uno zombie. E infatti c'è una droga, il coccodrillo, che ti sbrana, ti mangia la carne, riduce a uno zombie, e che quindi si stiano preparando in America, in Nord America, gli statunitensi ad un'apocalisse zombie, nel senso che con la crisi economica la divulgazione delle droghe, soprattutto del coccodrillo a Nord America, che iniziano a usarlo anche loro, è uscito da Russia, forse si preparano a degli scenari nei quali masse di drogati, di sbandati e di disseredati, senza ricorsi, occuperebbero le città, non so, però già ci sono stati dei casi di cosiddetti zombie che attaccano persone e le uccidono per mangiarle. Naturalmente non sono dei veri zombie, la maggior parte delle volte sono degli alcolizzati o dei drogati impazziti, però appunto questo lo faccio come citazione letteraria, visto che sembra che ormai Frankenstein è passato di moda e nessuno che si droghi si sente Frankenstein o Dracula il vampiro oggigiorno. Però c'è questo, che in Nord America si stanno preparando a possibili apocalipsi e zombie, e poi si sente nella cronaca di Miami gente che mangia parti umane di altri individui ancora in vita, ritenendosi degli zombie. Stanno succedendo ultimamente delle cose strane in questo nostro mondo. Che ci siano delle pandemie o delle epidemie di droghe così tossiche che inducano questi folli e allucinati comportamenti nelle persone, non lo so, però mi sembra molto grave. Ecco, Pietro Trevisan, tu che sei sempre molto informato su tutto, che pensi al riguardo? Zombie, moderni, che mangiano persone, drogandosi. Ecco, ti invito a cercare, questo
quello che è successo a Miami, in Florida, lo zombie cannibale che l'hanno abbattuto a tiri. Magari dammi qualche risposta. Io sono allibito e non riesco ancora a discernere quello che è successo. Però mi sembra terribile che una persona mangi la faccia di un'altra, gli sprani la faccia, per di più sta bandita l'altra persona. Non so. Però quello, dietro la metafora della lotta agli zombie, che nei film sono sempre più visti come un fenomeno massivo, si nasconde la metafora della lotta ai diseredati, che sono le masse, soprattutto in questi momenti di crisi, e che potrebbero condurre il mondo al caos se si impadroniscono delle città, delle case. E poi ecco che la metafora, la finzione viene presa ad esempio da sbandati, pazzi, criminali e drogati, che come una volta la gente voleva essere dei vampiri per essere diversa, adesso si sentiranno degli zombie. E non so, stiamo tutti impazzendo, però quello che succede, la finzione diventa realtà, la gente la prende in prestito e poi si comportano come zombie, soprattutto sotto l'effetto di allucinogeni, di psicotropici. Ecco, allora è questo che mi viene in mente, che le apocalissi zombie o le guerre zombie sono delle metafore perché i diseredati, i paria, i morti viventi, quelli che non hanno una vita degna, sono visti come già dei mostri alienati. Ma gli alienati della società iniziano ad identificarsi in questi modelli mostruosi. È quello che è più preoccupante. Non so, è stata questa la mia breve riflessione, perché appunto ho visto questa notizia di una persona definita uno zombie cannibale, che in Florida, Miami, mangia la faccia di una persona e fugge. La persona è rimasta con vita, ma è rimasto sfigurato, senza volto, gli ha mangiato tutto e poi anche gli ha strappato uno o due occhi. E poi l'hanno freddato. Si sentono tante cose strane dagli Stati Uniti, chissà se ci saranno anche casi uguali. Quindi vi invito tutti a indagare. E se vi è piaciuto questo mio approfondimento, questa mia breve notizia, votate mi piace ed iscrivetevi al canale. E poi mettete dei commentari, perché io sto vedendo molte notizie strane in internet. Comunque, io non ho né software né hardware né banda larga di internet, né supporti per filmarmi come per fare un breaking news o breaking Italy. Come vedete, sono delle filmazioni molto casarecce. Mi filmo col cellulare e poi carico dopo una piccola edizione. Adesso poi non farò più formati in full HD, ma appena gli darò un 720x9 passa, o addirittura per 480. Beh, vi lascio. Spero che vi sia piaciuto questo mio intervento. Alla prossima. Ciao. E poi cercherò di filmare più presto, perché so che mi seguite e vi piace quello che faccio. Alla prossima. Dal vostro Sant'Enchan.
Addio a tutti e buonanotte. A domani.